Palazzo de Donno è il luogo per eccellenza dell'accoglienza turistica e delle attività culturali della comunità di Cursi. L'edificio è di proprietà comunale e al suo interno ospita il Centro di Informazione Turistica, istituto culturale nato per l'accoglienza dei visitatori. Gli ambienti sono spaziosi e la pietra a vista fa risaltare la solenne architettura del palazzo. Il centro, tra le molteplici offerte, dispone di una sala multimediale attrezzata, utile per l'organizzazione di conferenze, laboratori culturali e incontri di comunità. Il piano superiore del palazzo ospita la biblioteca comunale intitolata al poeta eclettico salentino Antonio Verri. Infatti l'istituto conserva l'importante fondo Pensionante dei Saraceni, donato dallo stesso Verri nei primi anni 90 del Novecento. Nel livello ipogeo del palazzo si colloca l'antico frantoio oleario, riconvertito nell'ecomuseo della pietra leccese istituito nel 2000. L'ecomuseo nasce allo scopo di raccogliere informazioni e documenti inerenti alla storia della civiltà della pietra leccese, con particolare riguardo ai fenomeni connessi all'ambiente culturale e sociale del territorio. Le sale museali, ricavate dalla riqualificazione architettonica di un antico frantoio, ospitano la mostra permanente Stone Stories. Si tratta di un viaggio culturale e artistico nella cultura della pietra leccese e delle pietre di Puglia, dove sono vari i richiami alla storia del paesaggio, del design e dell'architettura. Palazzo de Donno, con il suo ecomuseo della pietra leccese, rappresenta un'entità unica nel panorama culturale e museale salentino, uno spazio innovativo in cui rivive l'identità comunitaria di Cursi ed il suo stretto legame con il territorio.